guardia con l'assessore Pedricca Nicola. Buongiorno. Grazie al suo impegno, Jane Fox è una doppia guardia per diffondere i valori della cultura e della legalità. È soddisfatto il risultato raggiunto? Sono soddisfatto, non bisogna mai abbassare la guardia perché si può sempre fare meglio. Non è soltanto grazie al mio impegno naturalmente, ma l'impegno di tutto lo staff, di tutto l'ufficio cultura che si è dedicato, naturalmente anche del consigliere Ghiotti che su queste cose è sempre molto presente. Quindi con l'aiuto di tutti siamo riusciti a raggiungere un buon risultato, questo non significa che ci veniamo qui. Bene, e Jane Fox utilizza il sito e le social network per diffondere e mantenere il messaggio. Secondo lei questo è uno strumento valido per i ragazzi in questo momento? È lo strumento sicuramente più accessibile, è alla portata di tutti, soprattutto dei ragazzi. Quindi giocare e divertirsi è lo strumento. È fondamentale. I ragazzi più bravi potrebbero qualificarsi per la finale regionale della sicurezza 2014. Vogliamo lanciargli un messaggio per caricarli ancora di più? Ma i nostri ragazzi sono fondamentalmente molto bravi, molto preparati. E devono impegnarsi come tutte le altre cose, quindi io ritengo che se il loro impegno sarà un impegno costante riusciranno a qualificarsi e forse anche a arrivare tra i primi. Speriamo. Questa è la nostra speranza, certo. E un messaggio proprio sulla sicurezza da lanciare a James? Allora, un messaggio sulla sicurezza, io prima di tutto lo ringrazio perché quello che sta facendo è un po' mettersi a disposizione delle famiglie. Noi viviamo in un momento in cui le famiglie hanno pochissimo tempo di dedicare ai propri figli, quindi trovare persone che invece affiancano nell'educazione e nella trasmissione dei valori, quello che fa Jane Fox è fondamentale. Lo salutiamo? Come no? Ciao James!